Allora, cari e ragazzi. Cari e ragazzi. Cosa è successo? Cosa è successo? È molto che mostia. Qualche mese fa. Non si riesce a capire un cazzo. Rimasta boia. Posso parlare? Qualche mese fa. Dan Collera, o meglio, no, partiamo un po' da dietro. Sia molto che mostia. Qua, vabbè, comunque. A un certo punto Dan Collera, io, conosce un personaggio di altissimo livello, il mio amico Andrea della televisione di Milan. Che mi fa l'intervista, insomma, ci conosciamo a una Games Week di due anni fa. E ci conosciamo lì, insomma, da lì ci scambiamo il numero. Daniele, lui comunque un po' mi segue, quindi tutto marcio. Gli piaceva, insomma, quello che facevo. E da quel momento questo mio amico ogni tanto per divertirsi mi dice: "Guarda, devo andare a questo evento, hai voglia di vuoi venire tu con i tuoi coglionazzi, così ti diverti tu e fai divertir loro, andiamo a questo evento qua". E quindi ogni tanto vado alle feste dove lui va per lavorare, a fare interviste, perché lui fa le interviste, ok? E tipo siamo andati agli Oscar del porno, siamo andati... Oh! No, io esco, mi dispiace, io esco. Vaffanculo! Allora, dicevo, questa mattina ricevo una chiamata, anzi no, aspetta, devo fare ancora parte. Comunque conosco questo mio amico, sono andato a queste feste. A un certo punto questo mio amico... Ma che cazzo fai a dire? E dicevo, se posso. E questo mio amico della televisione mi dice... Dankol, caro Dankol. Mi hanno detto di segnalare alcuni nomi per il provini di Ciao Darwin. Io direi che puoi andare tu, vai tu. E quindi quella volta lì, grazie a questa intercessione di questo mio amico, io vado a fare i provini di Ciao Darwin. Siamo alla follia. Non si riesce a capire un cazzo. Prima boia. Ah, scusate, vado. Benissimo, ottimo. Mi piace. Stavo dicendo. Fa ridere. Quando io vado a fare questi provini, ho avuto la brillante idea di portare con me altri elementi. Vaffanculo! Altri elementi del mio baratro clan. Baratro clan. Perché quella lì dei provini mi aveva detto: "Dan Collera, ma conosci qualcuno del tuo ambiente che vuoi farci venire?" E quindi io ho portato. Non si riesce a capire un cazzo. Quindi io porto degli elementi della mia baratro crew, tra gli amici che mando, cioè che faccio venire, c'è White Alf, la professorella e Bunny Natasha. Stavo dicendo... No, ma sono esagerato, adesso devo disattivare un attimo per raccontare questa cosa. Stiamo esagerando. Comunque mando questi miei amici, mando anche Lele Collade tra gli altri. Quindi io faccio questo provino, va discretamente male ovviamente, e non mi prendono minimamente, ma prendono due delle mie segnalazioni, quindi prendono la professorella, giustamente, anche perché aveva fatto un provino devastante, e Natasha, che anche lei è stata presa. E io, Wide e Lele, bannati, cioè non sono preso. Quindi diciamo la mia avventura sembrava terminata lì, io. In questi giorni mi chiama qualcuno da Roma, mi dice: "Dan Collera, è lei? Chi lo cerca?" "Guardi, siamo di avanti un Altroid,
Per quanto riguarda il provino di Ciao Darwin, non sei stato preso in considerazione, non idoneo, diciamo, per il programma, però ci sei piaciuto molto e vorremmo prenderti per avanti un altro. Te gusta la situazione? Sì. E quindi adesso vado, insomma, a fine mese avrò delle riprese da giro, tre giorni di riprese a Roma, dove andrò e farò una puntata di avanti un altro. FBI, open up! Come cazzo è possibile che è così alto? Sì, come concorrente vado. C'era, che vado a fare? Certo, col pubblico mica andavo. E quindi vado, rap. Devo andare. Il problema è che stamattina alle 11:30, non so, mi chiama qualcuno 11:05, non mi ricordo che ora fosse. È una cagata pazzesca! Avevo la sveglia puntata alle 11 al mezzogiorno. Quindi mi chiamano da Roma e io. Pronto. Ah, ciao, sono Gesù Cristo di avanti un altro. E io. Sì, ciao. Guarda, abbiamo le date. Sei uno delle prime puntate. Farai una delle prime puntate. Registriamo il 28, 29, 3 ottobre. Io, bene. Quindi a fine mese, tutta cosa così. E mi dice, ma sei malato? E no, scusa, che io lavoro di notte, sono un po' rincoglionito. E tu, ma ci risentiamo al 10 perché ti devo dire delle cose e ti devi segnare. Io, ok, sì, chiamami tra poco. FBI, open up! E poi non mi ha più richiamato. Mario! Almeno vado lì a scrocco, vado a Roma in teoria, dove mi pagano loro, cioè in teoria mi pagano loro, cioè pagano loro l'albergo, il mangime. E devo trollare Bonolis, è più facile che Bonolis trolli me, perché andrò vestito con le camicie così dei film, pelato, senza un dito. Che faccio lo streamer. Merda. Per i rutti l'hanno chiamati forse. Non ho fatto niente. No, io. Scusi, no, volante. Vabbè, quindi andrò. Insomma, a breve. Adesso poi. Capiremo bene quando mi dirai i giorni giusti. Polizia! 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 Aiuto! Già andata. Aiuto! E comunque stavo dicendo, quando quella lì, cioè stamattina, che ero mezzo rincoglionito, mi pare di aver sentito, ho detto, le puntate dovrei venire 28, 29 e 3 settembre. Cioè 3 ottobre, 28, 29 settembre e 3 ottobre. Mi pare così, poi non so se ero mezzo rincoglionito, probabile, forse non ho capito bene. Perché temo che vogliano registrare i tre giorni. FBI, open up! Giovedì, venerdì, e forse poi c'è l'altra puntata la settimana dopo, perché c'è il weekend di mezzo. Cioè io però devo tornare qui in baratro, non è che posso stare con loro. Vabbè, questo è quanto. Quindi questa è l'avventura televisiva che ci sarà breve. Poi vedremo se. Vedremo cosa succederà. E soprattutto se sarò ancora in maratona, ci dovrà essere necessariamente un freeze. Vabbè, io lì vi porto finché posso, in albergo, non so, comunque. Le cose, diciamo, più... Gesù Cristo! Gesù Cristo! Gesù Cristo!
Gesù.